Nicolina Loco. Vamo Garato, al tavolo 4. Para la bandana latina col più ananas Loco. Vamo. Amici, ma soprattutto amiche della bandana la Spineapple Crew, benvenuti, bentornati sul canale di Marco Forpress. Io sono Marco Forpress e lui è Spider-Man. E questo è il 31esimo o 32esimo? Vedi a registrarli tutti di fila. Uno perde il conto. Ah no, fermi tutti. Beh, ovviamente non sono così sprovveduto. È il 32esimo video di Marvel Spider-Man per PlayStation 4. Sta per cominciare un'altra missione primaria. Ovviamente appena ho chiuso la registrazione dello scorso video è arrivata una telefonata di Yuri che in realtà chiedeva solamente cosa accadrebbe se il respiro del diavolo... Questa è la Bowery. Ma dov'è il dottor Michaels? ...si diffondesse. E la risposta di Peter è stata una pandemia globale o un'epidemia mondiale. Al che Yuri, prima di riattaccare, ha detto stupida io a chiedere. Già! Stupida donna! scherzo, signori di YouTube, mi dissocio, è una cazzata, ovviamente. Si chiama GR27, non... Non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Questo mi conforta. Non lo stai ammanettando. Codice 381 in partenza. Non te lo stai ammanettando al polso? Che cazzo servono quelle manette? Coglioclone. Prego, dottor Michaels. Ah, bravo. Non c'è di che, per avertelo suggerito. Che diavolo è? Eccolo qua. Quello che stava costruendo Tombstone. Ci attaccano. Portatelo via. Fatelo uscire. Benvenuto, dottore. Meglia. Cazzo sul tavolo da parte dei demoni. Complimenti per la puntualità, Spider. Facciamo noi. Sì, come no. Number one. Yuri, sto inseguendo Martelli. Temo abbia preso il dottor Michaels insieme al respiro del diavolo. Direi. Ricevuto. Mando altre unità sul posto. Ha preso Michaels vivo ed è un bene. Forse per fargli produrre altro respiro del diavolo. Ah, devo fermare quel camion. O blindato, quello che è. Ci stiamo avvicinando abbastanza. Ah, forse so cosa fare. Dove cazzo è? Sciocco! No. Anche perché quella è un'abilità che poi avrei potuto non aver sbloccato! Questa è la Stable International. Siamo autorizzati a usare la forza. Non forniremo ulteriori avvertimenti. Ehi, ehi! C'è un'arma biologica lì dentro! A tutte le unità, fuoco! Ehi, com'è che di colpo tutti sparano razzi? Sta interferendo con l'operazione. Ma sei sicura? Sono contrario all'operazione missile a Manhattan. E spremi il triangolo nel cerchio. Devo sistemare questi pizzi prima di pensare. Ciao. Coglione. Non sono dei vostri, non sono dei vostri. Ehi, non sparate! Bersaglio perso, gli accorgi.
Il giudizio è alle porte! Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori! Scusa! Wow! Bravo, Spidey, number one! Lì! Arrenditi! E se mi tocca? Perché non mi tocca? Mi fa diventare cattivo. Cioè, invece di mandarmi contro gli altri, che chiaramente non c'hanno una minima speranza contro di me, perché non tocca a me? Qual è la situazione? Hai catturato lì? Ma vaffanculo! Ci sto lavorando! Cioè, Yuri mi sta un po' sul cazzo, eh. Chiama solo per risolvere gli guai. E poi... questa la prendo! Ah, oh, finalmente. Che stai facendo? Ti apro nuove prospettive. E adesso? Cosa succederà? Sono molto curioso. Ma che diavolo? Devo essere sincero. Speravo di portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. Tipo Batman. Ho tenuto d'occhio. Mi aspettavo al municipio. Non ti sei presentato. Dov'è? C'ero, coglione. È reale o immaginario? È un peccato che siano morti in tanti senza un eroe a proteggerli. Quella gente ti ha salvato la vita, vero? Era qui Mister a Negative. Dove cazzo sei finito? E Norman voleva usarlo. Un gesto inutile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Ma non per... sapeva cosa sarebbe accaduto ed è fuggito. Non è vero. Norman è una piaga per questa città. Deve essere estirpato. Mines. La sua corruzione va eradicata. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne. Ma io mostrerò a tutti il suo vero volto. Indossa la maschera. Unisciti a noi. Non credo proprio. Grazie, ma passo. Volente o nolente, ti unirai a me. Oh. Tutte le anime perdute, le vittime innocenti che avresti potuto salvare. Martin, sei macchiato del loro sangue. Puoi fermare, Osp. Hai la forza per riuscirci. E da me avrai la volontà. Dove sei? I loro corpi si sono accumulati e tu non hai fatto nulla. Non posso salvare tutti. Ciao Dio. Sono io, il tuo giocattolo preferito. Cos'è una vita? È uno scambio equo. Una vita per le anime di una città. Fosse solo nel cervello, sarebbe comunque reale. Non posso fare niente. Posso fare, non gli posso lanciare niente. Che senso ha continuare a schivarlo? È anche facilissimo.
passo pure attraverso addirittura. Obbligarmi a morire, sono troppo forte. Devo perdere. Quando la perdo tutta la vita? Mai. Non lo fai così, dovresti farlo in percentuale. Ehi! Non può essere nemmeno questo, perché me ne darebbero di più. Che cazzo devo fare? Oh! Forse ho capito. Wow! Non è tanto questo quanto questo. La scarica negativa. Qual è? Blackout arsenale, Red Ring, gravità ridotta. Onda negativa. Però devo ricrearlo. Proviamo con l'onda negativa. Però se non l'avessi sbloccato finora sarebbe stato impossibile. Ah no, però il costume mi sa che si sblocca in automatico. Questo non mi ricordo. Mi crei concentrazione? Devo aspettare. Non avevo messo... Ah, che gli attacchi ragnati la creano concentrazione. Ah, forse va. Dai, 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 ci siamo quasi. Asciuga. Ci siamo. Deve essere questo. Deve essere questo per forza. Però che cazzo devo fare? Devo morire. Ti toglierò la maschera e svelerò a tutti chi sei. Da capo? Le ombre mi sono fedeli e io donerò loro la forza. La maschera. Cosa? Temo di distruggerla. Non ti abbandonerò alle tenebre, Martin. Ti sconfiggerò e annullerò la tua mente. Non puoi! Vuoi tornare alla luce? No! Meno male che avevo studiato il costume, cioè tutti i costumi, tutti i poteri. Bisogna sempre sapere tutto, bisogna sempre essere consapevoli. Santa Polentina. Bisogna sempre sapere tutto, leggere tutte le descrizioni e l'allar. Oh no! Adesso sono ancora negativo. Vabbè, alla fine mi ha toccato. Shit. Oh, cacca buco. Martin? No. Michael Corso, come si chiamava questo? Sta bene. Come faccio a sapere chi era... Come faccio a sapere chiara sì. Chi è Michael Corso? Quanto è preoccupante. Ho avuto anche una fidanzata di 20 anni. Molto. La cercano tutti.
pensiero? Perso. Dede scoia. Pensi di essere un eroe? Pushmoy. Vuoi salvare la gente, ma procuri solo guai. È colpa tua. Colpa mia? Ma si aspettava voi? Due, davvero? No. Dobbiamo avvisare subito Osborne. Io vado. Grazie. Figures. Rotta di collisione. Yuri, dimmi che hai una pista su Martin Lee. Abbiamo il video di un tizio in un bar che l'ha ripreso mentre saliva su una berlina nera dopo lo schianto. Berlina nera, bene. Facile. Fammi finire. Abbiamo parte della targa e una delle mie pattuglie ha identificato un'auto compatibile. Una berlina nera in un parcheggio tra Canal e Hudson. Sei in gamba, Yuri. Vado subito. Ok. In realtà andremo nel prossimo video. Spider-Man. Pronto? Mi ricevi? Dottor Michaels. Da dove chiama? Dalla figa di mamma. Ho preso in prestito una radio dalla Sable. Probabilmente diffonderanno il respiro del diavolo nei trasporti pubblici. Aeroporti, terminal, stazioni. Da lì si propagherà come un incendio. Perché la Oscorp sta sviluppando un'arma biologica in città? Non si usano più i bunker nell'Artico? Norman tiene molto al respiro del diavolo. È la sua ossessione da decenni. Il progetto infrange qualunque legge statale e federale in materia, ma a lui non interessa. Se si viene a sapere, può dire addio alla rielezione. Non solo. Sarebbe processato all'AIA per crimini di guerra. Perché me lo sta rivelando? Non è colpevole tanto quanto Norman. Sì, senza dubbio. Ma le azioni di lì mi hanno aperto gli occhi. Troppo a lungo abbiamo ignorato i rischi del progetto. Mi fido di te, Spider-Man. Sei l'unico che si batte per la giustizia. Ti prego, proteggi la città dai nostri errori. E ok. Ci salutiamo alla prossima. Buonanotte. E buone botte.